Perché sei venuto a Venezia? Voglio tornare a Roma. Non ti rendi conto del rischio che corri? Andiamo fuori, che qua non tira aria. Andiamo. Ho sbagliato. Io, quando ho creduto di poter riformare la condizione degli uomini con l'aiuto di questo o di quel principe, Enrico III di Francia, sangue, Elisabetta d'Inghilterra, sangue, Rodolfo II d'Asburgo, sangue, e addirittura il monarca che proclama di sedere più in alto di tutti, sangue. E se occupa solo di filosofia o anche di politica, sto Bruno? Di filosofia, di politica. E se occupa di tutto. Se dice che in segreto pratichi anche la magia nera. No, no. Quando vado a San Marco e prego il Signore, mi rivolgo al potere più grande di tutti, al potere di Dio, perché io credo in Dio. I bambini si portano dentro una magia naturale che a poco, crescendo, sono costretti a distruggere. E allora cominciano a pregare. Io voglio sapere come si fa a esercitare il potere su una persona. Come si può dominare l'animo. Lo scopo della filosofia di Bruno è distruggere ogni sistema di governo. Ci sono degli uomini che vivono nella certezza come te e altri uomini costretti a tirare la cinghia. Ma tutti quanti gli uomini sono uguali. No!